Di nuovo insieme con il nostro primo piano, accennavamo prima della pausa pubblicitaria, tema sicurezza al centro della campagna elettorale per le amministrative che sta iniziando, ma è anche uno dei grandi temi dell'operato del governo guidato da Giorgia Meloni. Sul territorio di episodi più o meno grandi ne abbiamo tanti, li raccontiamo ogni giorno con il nostro TG. Vogliamo partire in questo racconto da un piccolo episodio che è avvenuto in provincia di Pistoia. Andiamo da Francesco Storai con il sindaco per farci raccontare appunto questa emergenza scoppiata nel comune di Pescia. A te Francesco. Sì, Nicola, insieme al sindaco di Pescia per raccontare di una serie di episodi, piccoli episodi all'interno di un paesino, una frazione collinare del comune di Pescia, un paesino l'emblema della tranquillità dove raramente succede qualcosa nel corso dell'anno. Ebbene, ci sono state una serie di furti in mezzo alle case in questo paese, si chiama San Quirico, ed è un elemento che a livello di macrocriminalità è letteralmente una goccia nel mare. Però nel paese questo ha creato tanto scalpore perché non succede, storicamente non era praticamente mai successo. Ecco, col sindaco per parlare di questa cosa, la criminalità è arrivata anche in posti dove di solito non c'è. Sì, intanto mi preme, buon pomeriggio a tutti. Intanto mi preme sottolineare che fortunatamente si tratta di due tentativi di furto. Dalla cronaca magari è emerso raffica di furti, ma si tratta di due tentativi di furti. Fra le altre cose, uno nemmeno segnalato alle forze dell'ordine, ma socialmente segnalato a un giornalista e sui social. Quindi è l'occasione anche per invitare tutti i cittadini, lo dico in generale, non solo della comunità di Pescia, ma in caso di tentativi di furti o furti, segnalare comunque sia alle forze dell'ordine, sia polizia che carabinieri o polizia municipale, perché è fondamentale anche ogni minima segnalazione, indicazione che può essere importante, non dico nell'immediato, ma anche nelle settimane successive per andare magari a indagare e magari a intercettare chi è l'autore del furto, del tentato furto. Ecco. Quello che si può dire, sindaco, è che sul territorio non solo di Pescia, ma anche in quelli vicini, nelle province vicine, c'è comunque una carenza praticamente cronica di personale delle forze dell'ordine, una situazione che i comuni stessi subiscono. Sì, indubbiamente, sia con le forze della polizia municipale, i comuni sono sicuramente in difficoltà con il proprio bilancio, già anche questo è indicativo, con la polizia municipale, ma principalmente confrontandosi anche con i vari commissariati e con i vari stazioni di comando dei carabinieri, anche qui nel nostro territorio abbiamo gravi, importanti carenze di organico. Tutto questo chiaramente fa sì che anche la stessa forze dell'ordine abbiano difficoltà nel pattugliare e essere presenti sul territorio, e di conseguenza può diminuire un pochino la fiducia anche da parte dei cittadini. A volte dice ma cosa chiamo a fare, tanto non riescono a venire. Questo ci tengo, lo ribadisco quello che ho detto prima, questo è un modo sbagliato, questo è un appello che faccio a tutti i cittadini, mi raccomando, comunque sia chiamare le forze dell'ordine, perché è fondamentale, ripeto, per il corso delle indagini e per proseguire anche, per monitorare meglio anche alcune situazioni nei singoli territori. Sindaco, in tutto questo le amministrazioni comunali non possono fare granché più che sollecitare il prefetto, il questore per mandare più agenti, però più di lì non ci sono strumenti per poter avere più sicurezza e più agenti sul territorio. Purtroppo no, anche se per quello che sono le risorse, le disponibilità, ripeto, anche la nostra polizia municipale, noi siamo come amministrazione da circa 5 mesi e abbiamo trovato soltanto circa 10 agenti di polizia municipale in un territorio quasi... Per un territorio molto grande, perché Pescia... Quasi 20.000 abitanti, quindi capite che in teoria dovrebbe esserci un agente ogni 1.000 abitanti, quindi ci rendiamo conto che già si fa fatica a fare i servizi normali, sorveglianza, vigilanza anche davanti alle scuole e pattugliare il territorio. Però sicuramente possiamo, per quelli che siamo, indubbiamente andare a monitorare e magari molte volte non riusciamo nemmeno a fare servizi serali e notturni, e questo è un altro aspetto importante, no? Che la percezione della sicurezza, perché molte volte c'è differenza tra la sicurezza poi oggettiva, come facevamo prima, e quella di fatto percepita. Molte volte capita che c'è un furto o due, sembra che siano
deduplicati, fortunatamente magari si tratta soltanto di qualche furto, da non sottovalutare, perché quelli sono piccoli campanelli d'allarme che possiamo magari con maggior pattugliamento, che magari serve anche come da deterrente, quindi tant'è vero a San Quirico da quando la scorsa settimana sono stati segnalati questi furti, noi con la nostra, per quello che è possibile, negli orari fino alle 19 abbiamo la pattuglia della Polizia Municipale, magari mandiamo a pattugliare laddove non ci siano altre urgenze, magari la nostra Polizia Municipale, anche parlando con le forze dell'ordine, parlando anche con il commissariato e con i carabinieri, anche loro stanno facendo la stessa cosa. Quindi proprio per rendere più sicuro un pochettino e dare una percezione sia ai cittadini di maggiore sicurezza e sicuramente da deterrente per chi volesse, per i malviventi che vogliono procedere. Beh, aumentare comunque la sicurezza, quantomeno quella percepita. Nicola, se ci sono domande dallo studio. No, Francesco, grazie a te, grazie al sindaco. Vorrei sentire Simiani su questo, perché da parte del Partito Democratico, parlavamo prima di Dario Nardella, più volte è arrivata la richiesta proprio di avere più agenti sul territorio, in città, nella zona della stazione, ma è una richiesta che arriva un po' da tutti i sindaci, a prescindere dal colore politico. Il governo è intervenuto con recuperando il vecchio decreto strade sicure, stazioni sicure, sempre per quanto riguarda Santa Maria Novella, riproponendo anche i militari dell'esercito. Basta, secondo lei, Simiani, questo? Ma guardi, noi non vogliamo, noi pensiamo questo, noi pensiamo che oggi il problema della sicurezza c'è, io in questo caso mi sento vicino anche alle parole del sindaco, è giusto denunciare, è giusto essere vicino ai cittadini, tuttavia c'è un aspetto fondamentale, oggi servono le risorse per aumentare i presidi nelle città, cioè noi abbiamo oggi una situazione che abbiamo anche determinato attraverso insomma anche i bilanci dello Stato, dove effettivamente ci sono stati anche alcuni tagli nell'ambito della sicurezza. Tuttavia i decreti su sicurezza messi in campo dal governo Meloni oggi attivano solamente azioni repressive, ma non creano prevenzione e non creano soprattutto quelle azioni che oggi servono non solo a determinare più sicurezza nelle città, ma soprattutto a lavorare attraverso in questo caso più vigili, più personale per le forze dell'ordine, perché credo che i militari non possono in questo caso avere fare quel presidio che oggi serve per poter debellare questo problema nelle città. Tuttavia poi c'è un altro aspetto, che è quello secondo me che è quello che si va insomma alla radice, cercando di lavorare sulla scuola, lavorare per stare più vicino alle famiglie, quelle più bisognose, quelle che comunque hanno difficoltà dei meno ambienti e delle famiglie che oggi hanno difficoltà economiche. Cioè noi dobbiamo riuscire a creare due tipi di condizioni, uno quello di trovare più presidi, l'altro è quello di lavorare per le nuove generazioni, perché noi non possiamo pensare di attivare solamente strumenti repressivi, perché quelli ci sono già. Possiamo anche aumentarli, ma di fatto non risolvono il problema. A proposito di formazione, poi voglio sentire anche Barabotti proprio su questo tema della sicurezza, però è il grande argomento di questi giorni, di queste ore, dopo l'uccisione di Giulia, venuta per mano del fidanzato Filippo, e quindi il tema della sicurezza anche per le donne. Di questa battaglia che la Toscana sta portando avanti, siamo al secondo anno della Toscana delle donne, un'iniziativa iniziata nel pomeriggio di ieri con un incontro al Teatro Verdi che prosegue anche questo pomeriggio al Palavanne. Allora andiamo in diretta ad Andrea Calcinai per vedere appunto se l'iniziativa in programma questo pomeriggio è iniziata e poi per sentire la voce proprio delle donne in un momento così delicato, così importante da tanti punti di vista. Andrea. Nicola, buon pomeriggio. L'iniziativa al Palavanni di Firenze non è ancora iniziata, ma intanto siamo con Veronica Angeloni, brand ambassador della Savino del Bene Scandicci, che divide questo palazzetto con il Bisonte di Firenze. Donne, straordinario gioco di squadra. Come nell'edizione del 2022, la Toscana delle Donne cerca di analizzare e fare luce su come lo sport sia anche un veicolo
verso la parità di genere, insomma. Diciamo spesso che tanto ancora dobbiamo fare, ma lo sport dà un contributo importante. Assolutamente, buon pomeriggio a tutti. Credo che sia importantissimo seguire lo sport e prenderlo come esempio. In particolare, io parlo ovviamente di pallavolo, che è uno sport riconosciuto per il suo fair play, dove tante donne si uniscono, lottano per ottenere degli obiettivi importanti e vengono prese da esempio sia per le donne che anche dagli uomini. E quindi credo che questo, in questo momento storico, sia fondamentale. Far capire un po' il girls power, si chiama, comunque, che l'unione fa la forza e si può, insomma, far capire, far trasparire delle emozioni, sensazioni e degli esempi positivi. Lo scorso anno era stata scelta come testimonial sportiva Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna arbitro della Serie A. Possiamo dire che nel volley la parità di genere è un obiettivo molto più vicino, c'è grande visibilità sia per il volley maschile ma anche per quello femminile. Il volley è più avanti di molte altre pratiche sportive su questo fronte. Sì, assolutamente. Diciamo che negli anni ci siamo impegnati tanto, si è impegnata tanto la federazione, la Lega, per far, insomma, diventare uno sport più accessibile a tutti, non solo dalle iscrizioni, che quelle sono tantissime, ma anche dalla visibilità, perché è importante uno sport per essere, che sia conosciuto, che sia anche, insomma, trasmesso nelle emittenti, e ce la stiamo facendo. Insomma, si parla molto di volley al femminile, sono molto contenta. E magari però sono un po' meno le donne che vivono di volley rispetto ai maschi che vivono di volley. Da quel punto di vista economico, lo so, è meramente materiale, ma c'è qualche passo in avanti da fare? Ma allora, sicuramente c'è sempre un gap. Diciamo che nella pallavolo, almeno per alcune squadre questo gap si abbassa, però sappiamo che nel lavoro purtroppo c'è sempre un po' di differenza. Lotteremo anche per questo e ci faremo valere. Ultima cosa, è una vicenda trasversale, la tragedia della povera Giulia. Da donna, non soltanto da sportiva, cosa suscita in lei questa vicenda che fa riflettere un po' tutti? Ma io, avendo fatto poi un percorso di studi di psicologia, diciamo che un pochino questo discorso l'ho affrontato, a parte il dolore e il vuoto che mi provoca, seppur io non la conosca, ma mi provoca da donna, il fatto di vedere una ragazza che si è trovata impotente in questa situazione. Ovviamente le dinamiche ancora non si conoscono, perché appunto non abbiamo sentito ancora parlare il ragazzo. Però io credo che bisogna fare un passo avanti, non solo dicendo noi ai genitori, alle persone, educateli, ma dobbiamo dire anche noi educhiamo. Noi dobbiamo educare le nostre amiche, noi dobbiamo educare i nostri amici, perché non solo, a volte anche le donne fanno dei discorsi, insomma, che magari non vanno bene verso una donna. Dobbiamo cercare di trasferire, di dare più amore e magari riprendere un amico che magari fa una battuta che non è piacevole, per educare, quindi non far sì che siano gli altri, ma che parta prima da noi l'educazione verso le persone a noi strette. Educazione è una parola chiave che passa dalla scuola, passa anche dallo sport. Ringraziamo Veronica Angeloni. Se non ci sono domande, dal Palavanni di Firenze è tutto, Nicola. No, grazie, grazie Andrea, grazie a Veronica. Baravotti, è arrivato proprio adesso un comunicato, tra l'altro la Regione Toscana, attraverso il Presidente Gianni, propone al Governo nazionale un giorno di lutto nazionale dopo la morte di Giulia, una proposta che rientra appunto nell'ambito delle iniziative della Toscana delle donne. Se il Governo dovesse dire no, ha detto Gianni, lo faremo comunque in Toscana. Che ne pensa? Può essere un modo per sensibilizzare? Penso che personalmente aderirei alla giornata di lutto a prescindere da quello che il governo farà, perché questo è un fatto che sconvolge, non tanto perché si tratti dell'uccisione di una donna, è l'ennesima purtroppo con cui facciamo i conti durante l'anno, ma proprio perché tutto è accaduto in quella che sembrerebbe una apparente normalità, cioè due ragazzi che studiano, che vanno all'università, che non sono segnalati per problemi di nessun tipo, dove, come dire, non si erano verificate violenze o non c'erano stati motivi eclatanti per pensare che la loro relazione potesse degenerare in una cosa del genere. Se allora lei, qualche amica aveva detto ho paura, inizia ad avere paura, perché lui, sì, appunto, un po' di... però non eclatante, nel senso che, come dire, ora andando ad indagare su quello che era la loro relazione si viene a sapere tutta una serie di cose. E allora tante famiglie, io per primo mi chiedo, come dire, se davvero
nell'ambito delle normali relazioni che ha un ventenne, anche frequentazioni con ragazzi per bene, di famiglie per bene che studiano, si può arrivare a questo, ecco, è un dramma questo che ci porta a interrogarci profondamente sulle nuove generazioni. E qui appunto che nasce la proposta dell'educazione alle superiori, che forse dovrebbe essere già forse alle scuole medie o anche prima. Sì, d'altro canto però dobbiamo anche mettere in evidenza i dati, perché il caso singolo che evidentemente sciocca e ci porta tutti a porci degli interrogativi deve essere inquadrato, e noi come decisori politici abbiamo il dovere di farlo, all'interno di un contesto. Qual è il contesto italiano per quanto riguarda la violenza di genere e i cosiddetti femminicidi? Il dato è, da un lato, aumentano le denunce quest'anno. Registriamo un aumento notevole delle denunce e qualcuno legge questo dato in termini negativi. Io invece lo reputo un fatto positivo se lo correliamo al numero di femminicidi che si sono verificati. Perché? Perché il numero di femminicidi costantemente nel corso degli ultimi anni va diminuendo. Vanno invece aumentando le denunce. Questo significa che sempre più donne, sempre più ragazze trovano il coraggio per denunciare i soprusi che subiscono. Dall'altro lato, l'Italia si conferma, dati alla mano, uno dei paesi europei dove in proporzione al numero di abitanti ci sono meno femminicidi. È importante però non mollare la presa su questo tema, perché l'obiettivo è femminicidi zero. Un obiettivo ambizioso e per certi versi forse anche irrealizzabile, ma qui non dobbiamo smettere di tendere. E le parole che ha utilizzato una delle promotrici della Festa delle Donne sono importanti. Ha parlato di squadra, ha parlato di girls power, quindi girls power, quindi la presa d'atto delle potenzialità, della forza, e il gioco di squadra. Perché non dobbiamo dimenticare, sempre stando ai dati, che le donne nel nostro paese hanno avuto una dimensione che era una dimensione prettamente domestica fino a qualche decennio fa. Le donne si affacciano in modo importante nel mondo del lavoro da mezzo secolo, forse di meno, no? E quindi ecco che affacciandosi nel mondo del lavoro sperimentano anche il fatto della squadra, del gioco di squadra, dove l'uomo per certi versi è più avanti, e dove le donne hanno un po' forse proprio in virtù del fatto che per generazioni hanno avuto una dimensione spesso domestica, ecco che con il lavoro, con l'emancipazione che viva Dio abbiamo avuto negli ultimi anni, ecco che le donne assumono una dimensione sempre più sociale, fanno squadra fra donne, con uomini, eccetera, e ecco che la consapevolezza emerge. E come diceva Veronica Angeloni. Simiani, il tema dell'educazione, il tema della scuola, partire dai più giovani per portare avanti questa battaglia nei confronti delle donne per denunciare, delle ragazze, delle bambine, ma anche nei confronti degli uomini, dei bambini, dei ragazzi, perché insomma forse bisogna partire da lì. D'accordo, non solo nel fare squadra su un problema veramente che attraversa tutti. Ogni giorno, Giulia per ultima, e insomma vediamo questa sequela di uccisioni ingiuste che ci colgono sempre di sorpresa e ci addolorano molto. Credo che l'obiettivo per noi legislatori sia quello di riuscire a, proprio come diceva lei, a introdurre questa discussione e anche attraverso azioni attive per le nuove generazioni, partendo proprio dalle scuole. Lo dico perché credo che anche negli articoli che abbiamo visto oggi ci sono stati molti interventi autorevoli e tutti hanno dato chiusura anche nell'analisi che di fatto ci deve anche per noi ci deve assolutamente prendere come punto di partenza, cioè il fatto che oggi noi possiamo anche prendere e mettere, aumentare le attraverso azioni penali e buttare via la chiave delle carceri, tuttavia non risolveremo il problema. Noi dobbiamo lavorare nelle famiglie con i ragazzi,
parlare, trovare il modo di riuscire ad arrivare anche a tutte quelle persone che oggi, e a quei bambini, a quei ragazzi che oggi si trovano in difficoltà o che assumano fragilità nella vita quotidiana. Le fragilità oggi ci sono, sicuramente spesse volte riguardano, come in questo caso, due famiglie che erano tutte e due benestanti, tutte e due ragazzi studiosi, due ragazzi che sicuramente avevano una vita davanti e si sono giustamente, Giulia aveva tentato anche di, come dire, di mettersi in contatto con amiche per cercare di cambiare questa situazione che era opprimente da parte sua. Tuttavia non c'è stato nessun segnale esterno. Che noi dobbiamo, qui che secondo me noi dobbiamo invece attivare tutta una serie di azioni che possono in questo modo invertire questa situazione, cioè parlare, discutere, denunciare. Come diceva giustamente Paravotti, oggi le denunce sono aumentate e questo è un beneficio, questo è un fatto positivo, ma noi dobbiamo arrivare a quello zero che ci serve a far sì che ci sia una sicurezza, perché c'è una bellissima frase che ha postato una nota che è diventata virale anche nei social, in cui dice che l'amore oggi non è essere picchiata, essere uccisa, essere violentata, ma l'amore è quello vero, è quello che effettivamente non uccide, non ammazza, non violenta, e noi dobbiamo in questo caso iniziare a far sì che l'amore sia un valore assoluto, che soprattutto nelle persone e nelle famiglie, in cui oggi, se noi guardiamo anche i femminicidi che si sono seguiti anche in questi ultimi mesi, sono tutte in famiglie, sono tutte questioni familiari che credo che qui oggi noi dobbiamo mettere le mani. Assolutamente. No, se posso, devo dire che all'aumento delle denunce hanno contribuito negli anni alcune iniziative che sono arrivate sotto l'insegna dei governi di centrodestra, ma questo è per rivendicare qualcosa di buono che abbiamo fatto, come la legge sullo stalking, oppure più recentemente nella scorsa legislatura il codice rosso per dare la priorità a questo genere di denunce, e ora appunto l'iniziativa del ministro Valditara e del governo che va nella direzione dell'educazione e dell'affettività che entrerà nelle scuole. Quello che dicevamo, un'ora di educazione in questo senso, più sono e meglio è, insomma, ma questa è la mia opinione. Le dovevo una risposta, siamo in conclusione veloce, però sul fronte del decreto sicurezza, della presenza anche dei militari nelle nostre città, tema che abbiamo toccato poco fa, il lavoro anche in questo senso del governo c'è? Beh, diciamo che i fatti di Pescia ovviamente aprono il panorama sulla realtà che stanno vivendo alcune isole felici una volta della nostra Toscana, dove si iniziano a manifestare alcuni episodi che fino a qualche anno fa erano sconosciuti. Da parte del governo c'è la volontà di rafforzare gli organici delle forze di polizia. Nella questura di Firenze arriveranno 30 uomini in più per volontà del ministro Piantedosi, e l'operazione Strade Sicure, stando sempre al territorio di Firenze, vedrà 24 persone in più sul territorio della provincia di Firenze. Quindi è ovviamente una tendenza che fa ben sperare da questo punto di vista. Il nuovo decreto sicurezza affronta la tematica della sicurezza anche a partire dalla sicurezza urbana, dai principali temi che sono all'attenzione dell'opinione pubblica, ad esempio sul tema delle occupazioni abusive. Ci sono nuove fattispecie di reato che vengono introdotte nel codice e che daranno la possibilità di sgombrare con più facilità e con più velocità le occupazioni abusive. Ci sono norme contro i borseggiatori, contro appunto questi piccoli reati che tanto nuociono ai cittadini, e ci sono norme più complete, più complessive, che riguardano il contrasto all'usura piuttosto che la vendita e la riqualificazione dei patrimoni sottratti alla mafia. Il lavoro, insomma, in questo senso c'è, il dibattito però politico è particolarmente acceso. La ringrazio Paravotti, ringrazio anche Marco Simiani per essere stato con noi. Andiamo alla linea alla regia, breve break per la pubblicità, poi parliamo di salute, di sanità, tra pochissimo.